Lorenzo ritorna domani sera nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo per La Traviata, con la regia di Mario Pontigia, ripresa da Angelica Dettori, con le scene di Francesco Zito e Antonella Conte, gli eleganti costumi sempre di Zito, con le luci di Bruno Ciulli. L'orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal giovane direttore palermitano Alberto Maniaci, che debutta nella stagione di opere e balletti al teatro. Tra i suoi prossimi impegni un altro titolo verdiano, Il Trovatore, a Sassari a dicembre. La Traviata vedrà il debutto al Teatro Massimo anche di Ciro Visco, per la prima volta alla guida del coro della Fondazione, dove è arrivato a settembre dall'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Protagonista sarà Ruth Iniesta, che canta per la prima volta nel ruolo di Violetta. Il soprano spagnolo torna quindi a Palermo per il suo terzo debutto in un ruolo, dopo il successo avuto come Elvira nei Puritani ad aprile 2018 e come il Gilda in Rigoletto con la regia di John Turturro a ottobre dello scorso anno. Alfredo sarà il tenore Francesco Castoro, Giorgio Germoni il baritono, Simone Del Savio. Le recite proseguiranno fino al 27 settembre con il soprano palermitano Maria Francesca Mazzara, che sarà Violetta, mentre il baritono Badral Kulumbatar, proveniente dalla Mongolia, canterà Germon Padre il 25 e il 27, insieme a loro in scena Carlotta Vichi, Piera Bivona, Pietro Picone, Lorenzo Grante, Alessio Verna, Alessandro Abbis, Francesco Polizzi e Pietro Luppina, Antonio Barbagallo e ancora Cosimo Diano. La coreografia di Giuseppe Bonanno sarà ripresa da Alberto Montesso, a interpretarla Gaetano Lamantia e Monica Piazza.